È ancora in battuta come la capolista Goldbet, il Cotton Club, ma è a meno 6 e paga una pareggita che proprio tra le mura amiche del Ciriaci ha fatto perdere un po' troppi punti. Proverà ad accorciare le distanze stasera, approfittando dell'impegno non semplicissimo degli uomini di Carboni che ospitano il testaccio. Di fronte però c'è un Bacci Immobiliari che non può più sbagliare, che deve assolutamente risalire la classifica, cercando di dimenticare quei nuovi gol subiti con l'Atletico Fiumicino. Buonasera dal Circolo Ciriaci, undicesima giornata della Serie A Lega Calcio 8. Benvenuti a Cotton Club Bacci Immobiliare. Prova il tiro dalla distanza, poi alla fine, attenzione, e arriva la rete, il vantaggio del Cotton Club 1-0 al quinto minuto di gioco per i padroni di casa del Cotton, che adesso prova a ripartire sempre con i piedi di Casimirri. Casimirri, Casimirri si accentra, va al cross e alla fine conquista un calcio d'angolo. Buona qui l'azione personale di Casimirri, autore del gol dell'1-0 di lui. Ottimo qui come il Cotton riesce a uscire dal pressing di tre giocatori del Bacci Immobiliare. Tutto di prima e alla fine sul palo arriva anche la rete, il raddoppio del Cotton Club. Bellissima l'azione e 2-0 del Cotton. Il cross in avanti. Poi altro contropiede del Cotton. Attenzione e alla fine questa volta il palo salva il Bacci Immobiliare che ha rischiato di subire il 3-0. Palla spazzata in mezzo e alla fine arriva a bloccarla Merciaro con i guantoni a negare il 3-0 del Cotton. Spazzata da parte della difesa del Bacci che innesca anche il contropiede. E poi attenzione perché c'è l'illusione del gol su questo tiro di Ponziani. Sfortunato qui il Bacci Immobiliare. Conti. Lo scarico adesso il pallone a servire Casimiri che aggancia e poi alla fine il pallone si perde sul fondo, ma sono altri brividi per la difesa del Bacci. Arriva adesso il cross, il colpo di testa e arriva il gol di Lefebvre, il 3-0 del Cotton Club che anche al quinto minuto del secondo tempo trova una rete, è quella del 3-0. Conti riesce ad aggirare il pressing di Paresce. E poi alla fine prova lo schema con Lefebvre, tentato l'Eurogol dai due giocatori del Cotton. In area di rigore. Troccoli, Troccoli si muove, alla fine tenta il tiro e arriva il gol del Bacci Immobiliare. Daniele Placido accorcia le distanze e porta il Bacci sull'1-3. Piccheri sta chiedendo un po' più di velocità. Ed ecco che arriva la velocità chiesta dall'allenatore, è il 4-1 del Cotton Club, lo scatto decisivo, e il Cotton che ristabilisce le tre lunghezze di distanze, 4-1. 4-1 dunque del Cotton Club che sembra aver cementificato questi tre punti con l'ultimo gol di Cristian Conti. A batterlo andrà il numero 9 Riccardo Caponnetti. Arriva adesso il corner, raso terra, ancora Caponnetti, batte un altro cross che attraversa tutta l'area, non riesce il tap-in ad Enrico Paresce. Scambio in avanti, ancora Troccoli, Paresce, l'1-2, altro tiro e poi alla fine Santarelli blocca e c'è la ribattuta e il gol del Bacci Immobiliare ha segnato Marco Ponziani. Altra azione persa, Caponnetti, Caponnetti va al tiro e va vicinissimo al 4-3 il numero 9 del Bacci. Ovviamente andrà all'indietro, fa così e c'è il triplice fischio dell'arbitro. Il Cotton Club vince 4-2, una partita non semplicissima contro il Bacci Immobiliare. Sono ovviamente però tre punti importanti per la squadra di Giuseppucci, altri tre punti. E Bacci invece che se la dovrà vedere con il Real Granella nella prossima sfida che sarà sicuramente decisiva per la lotta alla salvezza.